Ciao amici e benvenuti su CF Recensioni Motori. Oggi mi trovo ad Agnano in Campania per recensire lei, la Honda E. Ma entriamo adesso subito dentro. Originalità e funzionalità sono le prime sensazioni che si hanno quando ci si siede all'interno di questa autovettura. Beh, devo dire che trovarsi seduti all'interno di questa autovettura fa una certa sensazione per chi come me o comunque per chi è appassionato di tecnologia. Cioè la Honda si è sbizzarrita completamente nel far adottare a questa autovettura qualsiasi tipo di tecnologia. Questo è un acquario, ad esempio, quindi abbiamo anche la possibilità di poterci rilassare una volta ovviamente stazionata l'auto o quando magari decidiamo di fermarci, di rilassarci con una schermata del genere, con una videata del genere, ok? Come si dice in gergo su YouTube. Le funzionalità, le applicazioni sono tante. Qui ci troviamo di fronte a ben 6 monitor, tutti in alta risoluzione, in HD. Partendo da quelli esterni, sì, perché non so se ci avete fatto caso, ma gli specchietti laterali non ci sono, ci sono solo le strutture che alloggiano le videocamere, che tra le altre cose hanno una doppia funzionalità perché ci permettono sia di avere una visuale tra virgolette normale, che più o meno, facendo un paragone con gli specchietti classici, potremmo quindi paragonarla in questo senso, oppure addirittura utilizzare una schermata wide, cioè di grand'angolo. Tra le altre cose c'è una copertura su queste strutture esterne che sono comunque poco ingombranti, quindi sono state pensate anche per ottimizzare la questione di ingombro del parcheggio. Ci sono anche delle coperture, ma è il materiale che è fornito di questa copertura antipioggia repellente, per cui in caso di pioggia non abbiamo la difficoltà di vederci le goccioline d'acqua all'interno di quello che stiamo visualizzando. Lui mi starà ascoltando anche se non sono attivate una serie di funzioni, perché qui è possibile attraverso il riconoscimento vocale veramente attivare di tutto. Ci sono questi due monitor da 6 pollici, dopodiché c'è un monitor centrale della console centrale di 8,8 pollici e ci sono altri due monitor sempre in alta risoluzione da 12,3 pollici che possono essere, cioè i cui display, le cui visualizzazioni possono essere interscambiate, cioè c'è la possibilità di poter gestire in maniera separata questi monitor, quindi io che sto dalla parte quindi della guida posso utilizzare le stesse applicazioni che sta utilizzando l'ospite all'interno dell'autovettura dall'altra parte, quindi questa possibilità devo dire che rappresenta sicuramente un balzo avanti rispetto a quelle che possono essere delle novità tecnologiche. Ma non finiamo qui col discorso delle videocamere, perché c'è anche lo specchietto centrale retrovisore che ha questa doppia funzionalità, cioè ci permette di vedere in maniera classica, normale, quello che riusciamo a vedere dietro, ma c'è anche la possibilità di poter attivare la videocamera, quindi la retrocamera, che ci permette di vedere ovviamente in una maniera completamente diversa, utilissimo o utilissima anche durante la visualizzazione di notte, è sempre in alta risoluzione. La sensazione di guida è assurda, quindi c'è una piacevolezza nel portare quest'auto che devo dire è assolutamente da provare. Gli specchietti laterali sono posizionati nella giusta maniera all'interno dell'abitacolo e permettono di avere un'ampia visione di ciò che ci circonda. Entrambe le versioni offrono un'autonomia che si aggira intorno ai 222 km. La risposta di quest'auto è immediata, quindi si sente da subito questa coppia di 315 Nm. Le texture, le cuciture sulle portiere, la ricerca quindi di materiali, ma anche nei colori, che sono sinceramente dei colori quindi che richiamano al passato. Questa sembra una macchina nata dalla commistione tra il passato e un futuro prossimo. Inoltre abbiamo la presa HDMI che ci permette anche di poter collegare, e questo si è visto già in tantissimi video, anche una Nintendo, quindi la possibilità di poter sfruttare questa presa non solo per i collegamenti con i nostri smartphone, ma anche per poter giocare con la nostra console.
Inoltre, attraverso le due applicazioni Apple CarPlay e Android Auto è possibile poter gestire le applicazioni dal nostro smartphone direttamente sui display. Vi stiamo parlando di due display da 12,3 pollici in alta risoluzione, come sono in alta risoluzione anche tutti gli altri display dell'abitacolo. Un'altra nota importante che riguarda la stabilità di questa autovettura è dettata dal passo di 254 cm, quindi le ruote sono abbastanza distanti proprio da poter permettere quindi una maggiore stabilità dell'autovettura, anche perché vi voglio ricordare che su questa vettura è stato fatto quindi una progettualità differente, particolare, legata all'abbassamento del baricentro e alla ridistribuzione del peso dell'intera autovettura per il 50% sulla parte anteriore e il 50% sulla parte posteriore, oltre naturalmente alla possibilità di poter gestire tutta una serie di funzionalità riguardanti anche la sicurezza. Sì, perché questa autovettura in termini di sicurezza veramente è messa bene. Diciamo che la Honda ha deciso, attraverso quindi questo prodotto, di non far mancare nulla, quindi c'è un passo tecnologico in avanti rispetto a tantissime altre case. Naturalmente i costi non sono contenuti e non sono forse per tutte le tasche. Ci sono due versioni. La prima versione, la Honda E, ha un prezzo di 35.900 euro. La seconda versione invece, che ha delle caratteristiche, ma poche caratteristiche in più rispetto all'altra versione, anche se comunque pur sempre importanti, ha un prezzo di 38.900 euro. Quando si parla di auto elettriche si è tentati di pensare fondamentalmente un paio di cose. La prima è quella di credere che un'auto elettrica possa essere più complessa rispetto ad un'auto tradizionale. In realtà non è così, perché naturalmente ad un'auto elettrica mancano tutta una serie di componenti legate a quelle che può essere invece un'auto tradizionale o a benzina o diesel. L'altro aspetto invece che riguarda questo discorso è legato al motore proprio elettrico, cioè alla tipologia di autovettura, che in questo caso poi è un'auto, stiamo parlando di un'autovettura completamente elettrica, e cioè alla ricarica, ai tempi di ricarica, ai distributori, alle colonnine di ricarica. Io su questo voglio fare una considerazione. La prima considerazione che voglio fare riguarda la tipologia di batteria, che ad esempio su quest'auto è una 35,5 kWh. Bisogna innanzitutto considerare che in Italia sono diverse le aziende, soprattutto legate al settore energetico, che si occupano della distribuzione e della gestione di queste stazioni di rifornimento. Quindi è chiaro che bisogna prima registrarsi, iscriversi su questi siti di queste società, magari anche più di una, per non avere difficoltà durante tragitti soprattutto più lunghi, per accedere sostanzialmente a due tipologie di registrazioni: o tramite una normale, quindi pass, una carta di una carta magnetica, o tramite una Contact Plus. Questa Contact Plus viene utilizzata come una normale carta di credito per poterci permettere di effettuare i nostri rifornimenti. Quindi tutto molto semplice. Parliamo di altre informazioni tecniche. Allora, quest'auto ha una lunghezza di 389 cm, una larghezza di 175 cm e un'altezza di 151, con una sterzata, pensate, in ben soli 4,3 metri. Come vi dicevo prima, quest'auto è equipaggiata con una batteria da 35,5 kWh. Ci sono tre modalità di ricarica: una modalità lenta, che può essere anche gestita ovviamente in ambito residenziale, comunque a casa nostra, per cui per caricare una batteria del genere da 35,5 kWh, avendo ad esempio a disposizione un 2,3 kW, ci metteremmo 18,8 ore. Invece se avessimo 3 kW parliamo di 9 ore, dopodiché passiamo ad una ricarica veloce. Una ricarica veloce che può essere gestita anche con i wallbox, che ci permettono di avere quindi una potenza dai 6,6 fino ai 22 kW. E in questo caso riusciremmo a ricaricare la batteria di questa Honda E in 4,1 ore. Se no, poi abbiamo la possibilità, attraverso anche le colonnine pubbliche, di una ricarica rapida che può essere gestita, possiamo trovare in circolazione di 50 kW, ma anche fino a 100 kW, ci permetterebbe di caricare questa batteria in ben soli 30-31 minuti. Qui invece ci troviamo di fronte a un volume di 171 litri.
Passiamo sempre, per quanto riguarda la parte estetica, ai cerchi, con la possibilità di poter optare tra i 16 e i 17 pollici. Inoltre, un'altra chicca di quest'auto è data dalla gestione della tenuta di strada attraverso pneumatici da 205 anteriori e 225 posteriori della Michelin. Le versioni sono due, la Honda E da 100 kW che eroga ben 136 cavalli e la Honda E Advance da 113 kW che eroga addirittura 154 cavalli. Per quanto riguarda i consumi, entrambi consumano, in termini ovviamente di energia di batteria, 17,2 kWh per ogni 100 km. Ci sarebbero tantissime altre cose da aggiungere sulla tecnologia e sulle caratteristiche, le peculiarità di questa autovettura, ma per adesso vi rimando ai prossimi video.